È veramente figo, ti consiglio davvero di. Yumi. Non scordarti di entrare a far parte dello stormo di pappagalli cliccando sul pulsante iscriviti e clicca sulla campanella per ricevere così novità del mio canale. Ah, e ovviamente lascia like a questo video. Di dare un'occhiata al mio profilo Instagram, che giornalmente pubblico tantissimi post, ma soprattutto delle storie inerenti a quello che faccio durante la giornata. Mi raccomando, seguitemi in tanti. @sbrizzer_basso. Ma chi è quello? Ma che cazzo? Oh mio Dio, questi video compilation di Fortnite sono troppo belli. Come ha fatto? Assurdo. Ehi, Sbri? Ehi? Ehi. Posso entrare? Sì, fai pure, fai pure. Oh, che stai facendo? Niente, sto guardando un po' di video divertenti di Fortnite, te li vuoi vedere insieme a me? Sono Ah! spettacolari, ma Se comunque. vuoi dopo, ero venuta qui per chiederti una cosa. Che cosa precisamente? Siccome è da un po' che sto leggendo, però ho finito tutti i libri, avresti un libro da prestarmi? Tu leggi libri? Ma tu leggi? Beh, effettivamente da poco, però io mi sono appassionata di un libro fighissimo, però l'ho finito in 2 giorni. Quindi mi chiedevo se avevi un libro da far leggere a Yumi. Ah, va bene. Sì, cioè, nel senso, tu che leggi proprio mi sta stranendo sta cosa. Però va bene comunque, dai, vieni qua. Ok. Comunque, perché hai quella faccia seccata? Beh, ho finito quel libro subito e quindi volevo subito leggere un altro. Ma tu che leggi libri? Ma tu da quanto cavolo è che non leggi? Cioè, da quant'è che leggi libri tu? Settimana. Vabbè, ok, da questa parte. Là, allora. Che libreria fantastica! Sì, vabbè, non ci sono proprio tutti i libri del mondo, però dai, è carina. Allora, sopra quella mensola c'è fantasy, quello fantascientifico, quello drammatico, quello horror. Sì, è un bel po' di libri perché, sai, a me piace leggere quando non ho niente da fare. Quando Davvero? ovviamente. Eh sì, quando Ninja non è in live, ovviamente io faccio questo. Sì, allora. Allora, qualche volta potremo leggere insieme. Come cavolo facciamo a leggere insieme, Yumi? Beh, io sto a sentire e tu leggi. Come Non dici? ti piace l'idea? Cioè. Ok, potrebbe funzionare. Comunque, allora, quale genere scegli? Aspetta che mi avvicino un pochettino. Ok, quale? Quale genere? Quello fantasy. Fantasy, quindi abbiamo detto che era qua sopra. Allora, eccolo qua. Ok, te l'ho preso. Questo libro è veramente fighissimo perché narra praticamente di un tizio. Va in una scuola di magia e praticamente inizia a scoprire questi poteri magici, gli insegnano tutte queste cose. È veramente figo, ti consiglio davvero di. Yumi, ma che. Scusami tantissimo, sono proprio stupida, non volevo. Hai detto il libro? Stavamo dicendo. Grazie. Allora andrò a leggerlo. Quindi questo libro parla di un ragazzo che entra in una scuola di magia? Yumi. Chi è che suona? No! Chi è che rovina questo momento stupendo? Comunque, Yumi. Ti è piaciuto? Scherzi, è da una vita che lo stavo aspettando. C'è qualcuno in questa casa? Sì, beh, in effetti. Mi volete aprire? Ah, ma è senso, vieni, spieghiamoci. Ok. Oh, aspetta, se stiamo arrivando, tranquillo, tranquillo. Arriviamo. Santa pazienza. Arrivo, senso, un attimo, cavolo. Ma ci saranno o no in questa casa?
Oh, por frabacco, ma siete già qua, wow. Beh, sai, siamo stati qua davanti a te mentre tu stavi suonando come un cretino. Comunque, ciao, Sense, finalmente sei qua. Che cavolo di fine hai fatto tutto sto tempo? Ero andato a cercare delle nuove carote per Piggy, che ha finito la fornitura. Ah, ok, giustamente per noi non hai preso niente, giusto? Sì, ho preso questo sofà. Ti piace il rosa? Ma è bruttissimo. Ma che cosa? Che perché hai preso un sofà? È rosa. Perché sofà, gli artigiani della qualità. E anche una pistola. Senso, tu sei sempre più scemo. Ma comunque, allora, vabbè, che dirti? Vieni in cucina, dai, così almeno posi le cose e non rompi. Vieni, Senso, dai. Arrivo. Uffa. Allora, spero per te che hai preso almeno Yoreo. Almeno Yoreo devi averle prese, giusto? Penso di sì. Aspetta che mi svuoto le tasche. Fammi appoggiare sul tavolo. Come fai a non avere sacchetti e niente, avere solo tasche poi? È il potere dei miei pantaloni magici. Guarda quanta roba nelle tasche. Ma che cosa? Oh mio Dio. Senso... Ne ho troppa, ne sta uscendo troppo. Ma cos'è questa cosa? Che cos'è? Popcorn? Popcorn? Perché hai preso tutti sti popcorn? Perché Yumi è grassa e mangia tanto. Ma non è vero! Beh, forse... Cosa stai dicendo? Non è vero niente. Non sei assolutamente grassa, Yumi, tranquilla. Almeno... i panini, Yoreo. Hai preso Yoreo. Oh, questo biscotto di un creeper... delle carne secche. Tu farai una brutta fine, ok? Senso, per tutto questo non hai preso Yoreo. Io ti ho detto Senso, tieni. Ma non mi frega, io volevo Yoreo. Dai, Senso, che cavolo. Ok, almeno hai preso tutto il mangiare, Yoreo, giusto non l'hai presi. Però va bene, comunque facciamo che accetto la cosa, va bene? Ok, niente, per l'impegno che hai preso. Ok, va bene. Ma non basta, perché? Ma perché? Basta. Allora, anche sul televisore. Facciamo una cosa, Senso, ok? Facciamo che tu adesso vieni da questa parte, apri questo sportello, ok? Ok. E butti tutto qua dentro, va bene? Yumi, tu hai da fare ora? Sì, dovrei ascoltare Shark che mi ha proposto di sentire la sua nuova canzone. Che schifo! Cosa stai facendo, Senso? Niente. Vabbè, ok, Yumi, allora ci vediamo magari dopo. Senso, tu invece dove vai? Io vado nella mia casa, nella seconda villa. Ok, perfetto, allora vengo anche con te, tanto perché non ho niente da fare. Dai, andiamo. Allora, ci vediamo dopo. Sì. Senso, fai tu strada? Sì. Ciao, Yumi, okay. Cicciona. Ciao. Andiamo. Senso, dannazione. Sbria, aspetta. Che c'è? Volevo ringraziarti per il libro. Prego, cioè... Alla fine ne ho tantissimi. Sì, Senso, arrivo. Ci vediamo. Ok. Ehi, Spri. Avete fatto bene. Ho visto parlavate di libri. Lo sai che ho scritto un libro? Che cosa? Hai scritto un libro? Sì. Ci ho messo tanto impegno. Proprio mi è venuto dal cuore. Come si chiama questo libro? Sentiamo. Si chiama Libro Epico. Leggiamo. Leggi, bellissimo. Sì. Ma Senso. Incredibile la trama, vero? Qua c'è scritto che Yumi è grassa. Esatto, colpo di scena, incredibile. Oh mio Dio, sei troppo strano tu. Dai, andiamo Senso, dobbiamo andare nella tua villa. Che devi tantissimo. Fare nella tua villa? Dovrei fare tante cosine. Tra cui pulire camera di Piggy. Oh, finalmente ti sei deciso. Camera di Piggy è un macello dall'ultima volta che ci sono entrato. È rimasta così, infatti. Non mi ricordo proprio. Il feto era troppo puzzolente. Vabbè, andiamo alla macchina. Guido io. Guida responsabilmente, Senso, mi raccomando, Certo, tranquillo. Va, una meraviglia. Ok. È a sinistra. Sì. A destra, voglio dire. A destra, di destra. Qua. Si è spento il motore. Ecco, ha ripreso. Oddio. Ok. Andiamo.
destra di qua. Dai, sono qua, qua il garage. Ok, bravo. Eccolo. Ci siamo arrivati. Sì, magari non la spacchi la prossima volta. Sarò molto perfetto. Più contento. Vabbè, comunque, allora, dai, vieni qua che ti faccio. Vediamo questa villetta qua. Così almeno di sistemare un po' camera tua. Che veramente camera tua è messa malissimo. Troppo male. Abbastanza, sì. Esatto, fai bene ad andarci prima tu, perché io onestamente non. No. No. Vai. Io ci dormo, ci piscio, ci faccio tutto quello che va fatto in quella stanza. Anche la cacca nell'angolo. È tutto a diritto, basta seguire il puzzo. Sì, è certo. Eccola qua, senti che aroma. Ok, dobbiamo trovare qualcosa per pulire questa casa, questa stanza. Ok. Dovrei avere qualcosa tipo qua, i vestiti di Yumi. Cosa? Hai i vestiti di Yumi? Dai, stai scherzando, Sense, perché dobbiamo usare i vestiti di Yumi quando potremmo usare una bellissima mocio o qualsiasi coso per pulire qua? In realtà vanno benissimo questi, guarda quanto sono grandi, sono perché Yumi è grassa, sono enormi. Ma perché devi sfotterla ancora, poverina? Non è ma grassa. Ma la sto sfottendo. Cavolo, si pulisce veramente bene, ok, va bene, usiamo lì, se arriva qua è colpa tua. Ah, ora sì che è proprio presentabile. Ora mi mancherà un pochino quell'odore, quel retrogusto di sporco, però. Ah, dai. È meglio lo stesso. Grazie, Sbrito, solo l'avrei sporcata e basta. Con te sono riuscito anche a pulirla. Ah, tranquillo, tranquillo. Anche Piggy ti ringrazio. È arrivata la città. Ciao, Yumi. Ciao, Yugi. Oh, finalmente vedo che hai pulito la stanza, Sense. Hai visto? Oh, e l'avete pulito con... Cosa? Ma sei impazzito? Ho fatto qualcosa di sbagliato. Forse... Ma... C'è un uomo nero. Lo sapevo. Cosa? Sense, ma come ti permetti? Oh, cavolo. Piggy, attiva i propulsori. Si vola. Ci vediamo dopo. Vieni, zoppola qui. Perché sempre qualcosa deve comunque romperla?